Ci sarà anche Caltanissetta con la sua storia e le sue tradizioni e la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si svolgerà in Lombardia dal 10 al 12 aprile del 2022. Alla manifestazione che si rivolge al mondo del turismo e dunque a tutti i professionisti e le realtà che operano nel settore, sarà presente anche l'Associazione Paesaggi di Mezzo, che punta a valorizzare e promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale del centro Sicilia. E tra la storia, cultura e tradizioni che verranno raccontate ci sarà anche quella della Settimana Santa Nissena ed in particolare delle Vare. Finalmente riprendiamo il nostro programma dopo la presenza di ottobre che siamo stati alla TTG di Rimini, dove abbiamo partecipato al workshop, dove abbiamo avuto l'opportunità di poter incontrare oltre 600 buyer internazionali. Prima della BIT dovevamo essere presenti a Berlino, ma per ovvie ragioni è stata sospesa. Per cui adesso con l'occasione saremo a Milano, alla BIT, dove andremo a presentare oltre i tre tour che avevamo presentato a Rimini. Finalmente presenteremo anche il quarto tour, improntato principalmente sull'entroterra del Niseno, sul centro storico di Caltanissetta, sul museo archeologico, sull'abbazia di Caltanissetta. Andremo anche a presentare l'unica miniera di zolfo oggi ancora visitabile, che è la miniera di Gabbara, dove sarà rappresentata dal memo della ciaula Scopre la Luna, la novella di Pirandello. Li porteremo al museo delle Vare,